respiro. Ma andiamo avanti. Ok, queste sono le SR per quelle che interessano, però nulla di che. Ok, Karren praticamente. Ok, vabbè, con Loghi da il debuff elementale. Questo che già dice gain fire attack up. Ora dice che guadagna anche questo, ma già ce l'ha, quindi boh. Aumentano il cap della, di questa skill e infine. Ok. Cioè, ovviamente l'SR le tocca, non è che gli fa chissà che cosa. Ange, praticamente il suo counter ora al 90. Se avete dei personaggi femmina in party e dovrebbero essere colpite, funge da sostituto. Un po' tipo Olwen con Catalina. Poi questo gli aumentano il valore di DA. E li riducono il cooldown, ok? Selfira che quando cacchio fanno la rerun se lo chiedono tutti, che praticamente è l'unico modo prima di Lancelot di cappare Death Down. Ora dà anche debuff Rest Down, ok, a posto, e gli aumentano il cap. Ok, quindi questo diventa molto più forte per l'uso che aveva, anche se non ce l'ha quasi nessuno. No, a livello 80, quindi dopo il Full Limit Break gli aumentano il cap di Radiation Bolt e gli riducono il cooldown, contava prima. Set, oh, bello. 6 turni di cooldown per quello, sì, dai, bello. Archangel al 90 aumentano la durata. No, aumentano il valore del double attack e riducono il cooldown. Quindi, ok, di Diada va 25, quindi andrà tipo 40 come mica Jogasaki in Dark. Poi è ridotto il cooldown, vero? Da 8, sì, sarà tipo 6-3 o 7-3. Ok, questo è quanto per la balance dei personaggi. Ora vediamo gli altri cambiamenti che sono previsti. Sempre per il 21, che secondo me sono molto vitali, anche perché cambiano il lifestyle del gioco. Praticamente gli effetti sleep di alcuni personaggi diventano locali, questo vuol dire che gli altri giocatori non possono usufruirne, e nel caso di sleep soprattutto questo cambiamento era vitale. Se tipo voi infliggete sleep a un nemico, non fate in tempo a farlo che nel raid con altre persone subito lo fanno andare via, perché Sleep manda, fa addormentare il nemico e il turno che attaccate il nemico non compie azioni e si sveglia poi. Adesso Sleep diventa locale, quindi solo voi lo vedete e solo voi ne potete usufruire, di conseguenza potete, cioè non ha più rischi, quindi ora sarà molto meglio utilizzarlo, soprattutto per quando dovete saltare un trigger o magari l'ultimo diamante di Oghi dal nemico prima del trigger per non subirvi Oghi due volte. E in più, a quanto pare, cioè non solo l'hanno fatto questo cambiamento, ma in più gli aumentano il successo di infliggerlo. Bene bene. Stessa cosa a Morph Amphibie, un'altra rerun che voglio. Danua. Ok, a lei non l'hanno aumentato, però ad Anua sì. SR, vero? Vabbè sì. Ok. Nio. Comatose. Adesso. Questo metà metà sfortunatamente, perché Comatose, a differenza di Sleep, ha una possibilità di non svegliarsi e in più si fanno più danni. Adesso è locale con una durata di 4-6 turni, non più a tempo. Direi bene per chi lo casta, perché così non rischia che gli altri tirino un AoE di conseguenza svegliandolo subito. Danua hanno cambiato Petrified. Questo invece è un po' meno meglio per il raid, perché Petrified è uno di quegli effetti che tutti gli altri giocatori hanno bisogno sia attivo e non solo tu.
quindi ora avevo calcolato un po' come con i bancal quanti turni prima usarlo. Però Percival a quanto pare non l'hanno cambiato. È ancora tempo perché non è elencato. Chat Noir ormai se lo cancellano è meglio. Sì, hanno cambiato il Paralyze e il Smokescreen nella stessa meccanica, quindi locale. Song. Ah sì, questi buff adesso mi riluce qua. Non hanno più lo stesso contatore di resistenza, cos'è? Praticamente nei raid high level, ogni volta che fate un buff, il boss guadagna resistenza. Più lo castate, meno possibilità di infliggerla avete. Questi, adesso, i buff locali sono su un contatore diverso di resistenza. Un po' come la paralisi normale, la paralisi viola, che ha 4 per esempio. Oh, eravamo a Songero, sì. Ok, questo è uno dei cambiamenti migliori che potevamo fare per questo personaggio, soprattutto perché in Bahamut High Level, sperando, non va paralizzato fino al 50%, perché va conservato appunto l'integrità del contatore per l'ultima metà, che è la più difficile. Quindi se avete questo personaggio in team, o non tirate Charge Attack e la seconda skill per tutto il tempo, e di conseguenza perdete un sacco di DPS, oppure lo dovete tenere backline sperando che poi qualcuno vi muoia e possiate portarla avanti e paralizzare. Quindi Logia adesso non infligge più paralisi, ma adesso infligge questo buff per 2 turni, che garantisce al prossimo utilizzo della seconda skill di... No, è la terza questa, vero? Vabbè, The Cleanser, di infliggere paralisi. Quindi adesso potete fare Logi tranquillamente perché non infliggete paralisi e di conseguenza non rovinate la resistenza per la fine. E questo buff lo potete attivare quando volete utilizzando la terza skill. Quindi adesso, invece che salvare The Pra... di non usare Depravity e Loghi fino a 50%, adesso potete farli, ma dovete salvare solo The Cleanser. Scusate. Depravity, e invece la paralisi di Depravity è cambiata in un buff locale con un... questa paralisi comunque è a tempo, non è locale. Solo quella di Depravity è cambiata in un buff, debuff locale a 3 turni. Quindi non ha lo stesso contatore di quella causata da The Clincher con il buff. Finalmente. Ok, la skill della superstar. Stessa cosa, debuff success aumentato. Unpredictable sleep cambiato solo in locale. Gli attrezzi dell'assassin sono locali, peccato, perché già farmarli richiedono un sacco di quarti che, come sappiamo, tutti servono. Ok, le vocazioni, il cambiamento alle vocazioni, praticamente i Bancol SSR a 0, 1 e 2 non, gli hanno aumentato l'elemental attack e il cut elementale da 25 a 30%, quindi ora finalmente sono utilizzabili anche a 0 stelle. Poi other levels. Ok, quindi hanno cambiato solo da 25 a 30% fino a 2 stelle. Poi Max Limit Break e Full Limit Break sono sempre gli stessi. Oh, hanno buffato Alexia. Adesso 0, 1 e 2 stelle da 70% damage cut invece di 60%, e a 3 stelle da 100%. GG. Ora diventa un must. Hanno cambiato le armi del Rise of the Beast.
Kill and Lyre. Andiamo a vedere subito, così non ci confondiamo. Harbringer of the Dusk of Nightfall. Hanno cambiato questa skill per essere nella stessa categoria dell'arma cosmica spec. Ok, prima dava immunità ai debuff. Ah, ok, quindi praticamente quello che hanno fatto sicuramente è che ora non stacca più con l'arma cosmo. Ok, l'arco di Killing non dà più 20% HP cut, ma solo 10. Finalmente, ora è viabile. Long Spear ora dà gli alleati di luce. Aspetta, ora guardiamo. Quindi come skill c'era questa, non è che bisogna tirare occhio a qualcosa. Ok, prima anche questo, stesso ragionamento di Light Clarice. Se non può raggiungere il cap, come fa a utilizzare il cap up? Quindi ora dà anche il danno in più. La katana da 20-10. E la durata del buff che staccabile da 5 turni a 7. Ah, no, erano 4, vediamo. Ho la gola secchissima, sto a parlare da prima, madonna, non vedo l'ora di bere l'acqua. Dove lo dice? 4 turni. Oh, ora sì che è facile tenere le stack, non so, magari spam di Clarity giusto per tenere il buff. Oh sì, wow, ora sì che è forte. Tenete a mente che rilasciano il full limit break di quest'armi, alla prossima. Mi chiedo solo quali siano i materiali per un cap finale, speriamo non siano qualcosa di massacrante. Cambiamenti raid. I tier 1 summon raids, quindi Twin Elements HL, non quelli normali. Twin Elements Macula Marius, Apollo, Dark Angel Olivia. Ora droppano le armi normalmente, invece che dalla share chest esclusivamente. Vi spiego, praticamente prima, non so, le twig da Twin Elements le droppava solo dalla share chest. Ora possono droppare anche dalle chest normali. Beh, buongiorno. Forse prima era così perché dicevano, dai, c'è già una possibilità della share chest. Però comunque non ha senso. Dovrebbe dar più ricompensa, essendo più difficile rispetto alla versione normale. Ok. Il drop rate delle armi da Luminiera, sia Omega che HL, e Celeste, sempre Omega HL. Oh, grazie a Dio. Se aumentano esclusivamente i drop rate della spada e dell'artiglio sarebbe meglio. Anche perché non siamo più a 2 anni fa. Che se non sbaglio non c'era neanche 2 anni fa la spada, ma che presa. Ok, hanno ridotto la durata del self buff di Colossus a 3 turni da 5, vero? Vabbè, non sto a leggere, lo sapete. Ok, Grand Order. Oh, Prisma Halo, Mirror Image. Ok, ora schiva anche gli attacchi di quadre. Ok, in più il 100% cut è cambiato in un... Oh, madonna, sì. Così non... Praticamente questo permette, anzi non permette a chi entra nel raid più tardi di proccare il cut una volta che l'avete già dispellato, quindi facendovi sperare che qualcuno casti di nuovo dispel. Le due viverne ora non attaccano più normalmente, ma i loro charge attack fanno più danni. Questo teoricamente dovrebbe essere una manna dal cielo per chi usa Six, così rischia di meno di venir colpito. Sicuramente l'hanno fatto principalmente per quello. Leviathan HL, Ebb Tide, che è quel buff che viene guadagnato a Leviathan dalla sua aura, che gli fa proccare per il Lostidefall il turno dopo.
Prima praticamente, ora è locale, prima praticamente rischiavate di cliccare attacca e mezzo secondo prima qualcuno aveva fatto proccare questo buff e quindi vi beccavate log in faccia e morivate, venivate wipati. Ora è locale, quindi dispel vi serve per forza, nel caso non avete dei cut. Ok, questo, GG. Prometheus Goddess Flame, use pattern on Spina Just. Spell non ho capito. A me bastava sinceramente che dimezzavano quella cacchio di animazione, che miseria. Anche Goddess Flame è il trigger che fa se siete affetti da Omen Caucasus oppure in overdrive. Cioè non ho capito, quindi ora cos'è che fa? Forse non viene più castata in overdrive. Oh, cioè l'unica cosa è quella. Oppure viene castata magari tipo da 50% in meno, sempre in OD però. Una delle due cose sicura. Allora, Anubis, Foice. Ok, sempre la stessa cosa, Anubis. Ancora non l'ho fatto però. È una cosa che casta spesso. Cos'è che fa? Massive Dartan. Wow. Quindi praticamente ogni trigger è più forte dell'altro. Infligge Zombie Fight. Anche qui OD sarà sicuramente dal 50% in meno in OD. Questo fa in modo di ridurre l'RNG delle due, essendo che entrambi possono essere castate in OD. Questo, chissà per quale strano motivo, ci ho pensato l'altro giorno e ho detto, ma perché non mettono la 0 BP? Tanto non è che non c'entra fisso. Praticamente hanno ridotto a 0, quindi potete entrarci gratis, i battle point per entrare qua, in questi raid, Griffin, Zarknal, i Magna, no. Vabbè, i boss in easy mode, non hard, e invece gli hard invece di 2 costano 1. Che mi fa pensare che Magna questo duri 0. Tutto qui? Wow, minchia, da quanto è che sto parlando? Ok, tutto qua. La patch verrà implementata al 21. Un altro reminder. Il 15 verrà implementata l'ex class. Com'è che si chiamava? Era un meccanico tipo che come feature dovrebbe avere un robottino che funge come quinto personaggio in party e dovrebbe essere equipaggiabile e personalizzabile, quindi una roba tipo Gunslinger con i proiettili. Spero sia qualcosa di bello che almeno dia alla gente in endgame qualcosa per cui farmare. Poi. Per ora è tutto, penso. Ok, ricordate, a gennaio c'è la Guild War con i nemici di fuoco, quindi preparate i vostri team. No, con i nemici di vento, quindi preparate i vostri team fuoco. Dopo la collaborazione con Attack on Titan c'è subito dopo. Vediamo se lo dice, sì, Xeno Diablo. Quindi preparate i vostri team luce, evento di fine anno che dovrebbe aver come feature Mahira e Ser, New Story Event, in Item Fight come detto, e a posto. Ok, il video è stato lungo, vado a rinfrescarmi la gola e noi ci vediamo, sperando presto, sicuramente no e non contateci. Ad altri video, sicuramente ora farò qualche tutorial come mi hanno chiesto per chi non ha mai giocato, comunque iniziato da poco, che si trova disorientato, non sa cosa fare, ha paura di fare qualcosa per poi pentirsene più avanti, come succede a me spesso. E sì, ci vediamo alla prossima volta. Bye bye.